Pizzica
lucertola di parolacce, sbircia nei giornali di mamma. Cambiamoli, non mi piace. Imparano scioglilingua, cattura lucciole in barattolo. Spintura un bambino, confessa di alla maestra. Impariamo uno scioglilingua. È così che inizia una carriera da rapper? Direi di no. Ti rattrista guardare tutti quei bambini che giocano con i loro padri, ma ti riempie di forza di volontà. Ok. 6 anni. Per compleanno di un amico gioca a guardie ladri, ruba dolci. Dalla cucina fai cose estreme sul campo al campo giochi, direi gioca a guardie ladri. Corri senza sosta per casa catturando ladri immaginari. Impegnati con i compiti, metticela tutta negli studi, chiedi un orologio costoso, corri senza sosta in casa. Impegnati con i compiti. Hai imparato qualcosa, ma a scapito della salute, di già. Gioca a calcio con amici, colora le pietre, rompi il castello, tieni una lista di cose da fare. Gioca a calcio con amici. Oh madonna, cosa sta succedendo? Hai giocato malissimo, non hai tenuto che prese in giro. Fai scherzi telefonici, lancia il gesso alla minestra. Pirata un film, pirata musica. Ma no, lui deve far pizzato un po' a piattare la musica. Cambiamo. Fai compiti agli altri per soldi. Vendi limonata, fai un dolce usando un libro di ricette. Arrampicati su un albero, ci arrampichiamo su un albero. Ops. Hai rotto una gamba cadendo, ti servono abilità migliori per certe cose, ok? Un tuo amico ha rubato la gomma da cancellare a un compagno di classe, affrontalo e recupera la gomma, riferisci alla maestra, sprona il tuo amico. Un tuo amico, sprona il tuo amico. Però no, affrontalo e recupera la gomma. Lo hai pestato di botte guadagnandoti la punizione. Forse non è stata la scelta migliore. Allora taglia il prato, parla al contrario, limita l'uso del telefono, apri un server Minecraft. Taglia il prato. Ottimo. Ti ha fruttato un bell'extra sulla paghetta, ma quell'odore di erba tagliata ti fa venire i conati. Entra in un circolo di gossip, bevi troppa gassosa, sa. Ci siamo sti amici. Te la cavi proprio.
proprio bene, chissà se un giorno intraprenderai la carriera da insegnante, direi proprio di no. Pensi che serva prestanza fisica per riuscire nelle forze dell'ordine? Ok, quindi dobbiamo arrivare a 90 di forza, abbiamo solo 40. Allora, vai al campo estivo, costruisci una catapulta sul retro, fai uno scherzo al preside, riempi le pareti di poster. Secondo me costruire qualcosa potrebbe darci forza. Non lo so, proviamo. Niente, fatto schifo. Hai sbagliato qualcosa e lanciato una pietra sulla finestra dei vicini. Non si è divertito nessuno. Puoi tirarti alla paghetta. Perfetto, ottimo. Poi passa tempo con quelli pigri e fai la spia su un compagno di classe. Chiedi un motorino a mamma. Ignora i compiti. Niente, paghiamo. Impara la robotica. Evita i social. Disegna personaggi cartuneschi. Vendi limonata. È l'unica cosa qua che però non ci dà forza, e noi vogliamo forza. Pago ancora, paghiamo, dai via. Gioca a World Pairs. Disegna un resto su una parete, fai compiti agli altri per soldi, costruisci un razzo e mi nascono in giardino. Niente, paghiamo di nuovo. Vendi biscotti per efficienza, suona il sassofono, cucina di qualcosa, partecipa a un concorso di scrittura. Facciamo i biscotti, ma in realtà non abbiamo già... Vabbè, niente, perché non voglio sprecare ancora diamanti. Una noia mortale sta in piedi davanti al supermercato Peroni, ma alla fine li ha venduti tutti. Colleziona timbri, dai fuoco alle formiche, già vicino che sta facendo un casino. Esci con i ragazzi fighi, visita l'ufficio reclutamento dell'esercito. A quanto pare puoi sostenere l'esame, ma dovresti prima potenziare intelletto e fisico. Allora ci dice che ci vuole più di 60 per intelletto e mi sto segnando più 75 per la forza. Vuole fare le cose bene, ce ne manca ancora, non tanto di intelletto, ma la forza ci manca. Maestra delle elementari, fai visita a Luna, leggi un libro sugli Onka Bonka. No, corri per ore, forse ci potrebbe dare forza. Sì, grande, dai, non ce ne manca tanto. Sono 15, hai i muscoli delle gambe durissimi, ma è stato devastante. Correre per 6 ore di fila non ci interessa. Ah, cazzo, però abbiamo perso intelletto, vabbè, te lo recupereremo. Il tuo impegno è valso un posto in polizia, sei dentro. Davvero? Ma dai, grandissimi, perfetto. A 19 anni siamo già agenti di polizia, possiamo fare qualcosa. Allora, usa la forza su una protesta pacifica, multa un velocista, pattuglia le strade, aiuta un poliziotto corrotto. Io direi di pattugliare le strade. Ottimo, molto bene. Di forza se ne mancano 10. Una nottata tranquilla, abbiamo preso anche dei soldi. Molto bene. Tieni il vicinato al sicuro. Usa troppa forza su un indiziato. Indaga su un furto in biscotteria. Attenzione, salva un gatto da... Allora, noi dobbiamo fermare la banda biscotti. Quindi io indagherei su un furto in biscotteria. Hai scoperto che la terza biscotteria rapinata questo mese. Attenzione, ci ha dato anche intelletto. Vedi un superiore maltrattare un sospetto in strada. Ignoralo, fermalo, segnala all'amministrazione. Segnalamolo all'amministrazione, vediamo cosa succede. Ecco, non ho fatto nulla riguardo, il che ti delude. Effettivamente. Vabbè, interroga testimone della rapina. Usa la forza su una protesta pacifica. No, multa un velocista. No, usa troppa forza. Allora interroghiamo il testimone. Allora ha detto che i rapinatori indossavano maschere da biscotto. Interessante, ma serve più intelletto per risolvere il caso. Ok, tra l'altro ce ne servivano 60 per andare per entrare lì, però adesso ce ne serve 75. Quanto la fu...
Allora tieni vicino, sono sicuro. Benissimo, allora forza, manca 5 e manca 10 di la forza su una protesta pacifica. Allora niente, questi li saltiamo tutti. Svuoterà la creatività, legge un saggio accademico. Perditi nella lettura, salva un gatto da un albero. Pago ancora. Scrivi articoli, apri un... Non fa niente, medita, corri una maratona. Corriamo una maratona, potrebbe darci la forza. Perfetto, sì, grande. Che soddisfazione. Aiuto, poi è stato ancora. Usa la forza. Niente, mi danno tutte brutte così. Strano perché ho il karma su. Ci vuole intelletto. Mi ci vuole più intelletto. Come forza siamo a posto. Paghiamo ancora. Scrivi il libro sulla vita. Allenati da morire. Guarda il tramonto. Snack con la vicina. Scriviamo un libro, magari ci va su l'intelletto. Perfetto, ottimo. È pieno di cliché e storielle, ma tutti lo adorano. Abbiamo anche fatto soldi. Allora, molto velocista, accetta una mazzetta, salva un gatto da una trova. Rivenditore di maschere, questo è importante. Il rivenditore ha detto che tutte quelle a forma di biscotto le ha comprate la stessa persona, Lorenzo Biscotto. Ricordati Lorenzo Biscotto, creatura. Cavolo, non abbiamo abbastanza forza perché abbiamo 80 e non 90 per fare visita a Biscotto. Ma io lo farei lo stesso. Allora è il nostro uomo Lorenzo Biscotto, perché dopo c'è come cosa sconfiggi Renzo. Io lo faccio visita anche se ho meno potenza, non me ne frega niente. Hai bussato alla sua porta e ti ha permesso di entrare. 4 dei suoi uomini sono saltati addosso appena dentro. A malapena ha avuto salva la vita scappando via, essere più forte. E lo so, però ho paura che dopo non tornava più quella possibilità come è successo l'altra volta. Quindi ci ho provato. E passa troppo tempo in biscotteria. 95. No, non possiamo. Accetta una svela dei poliziotti corrotti. Ok, ci serve più forza. Fai del tuo meglio per combattere la mafia. Accetta una mazzetta, usa la forza su una protesta pacifica. Potrei farlo, ma no, dopo diventeremo, andremo nel lato oscuro. Fai del tuo meglio per combattere la mafia. Ma ci deve, dobbiamo aumentare la forza. Hai assestato loro un colpo durissimo e ottenuto una promozione. Il tuo collega John ti ha mangiato il pranzo, perdonalo, digli di ricomparlo. Dispetto, perdona. È rimasto colpito e ti ha comprato un panino per farsi perdonare. Salvaguarda l'ordine assoluto. Accetta una mazzetta. Fai flessioni. Sì, 90, 95 ci serve. Ti senti molto meglio. Cazzo, 95. Fai plank. Salvaguarda l'ordine assoluto. Via foto, non ci sia di modello. Senti i muscoli crescere, benissimo. Indaga qualsiasi indizio abbia una correlazione all'omicidio di tuo padre. Potrebbe portarti dal responsabile, ok? Adesso che lo posso fare, non mi dà più l'opzione, capito? Quello che mi dà fastidio. Adotta un cane, uno strappo. Facciamo salvaguardia all'ordine assoluto. Eradicato il più del crimine nella regione, il posto di capo della polizia tua. Adesso non mi viene più fuori, vedi, capisci perché prima l'ho fatto subito, perché adesso non mi esce più. Comprati un computer, parla con la cotta, no? Oh, yeah, passa troppo tempo in biscotteria, vai. Dopo giorni è stata assaltata da Lorenzo e i suoi uomini e tu eri lì per fermarli, ora sono tutti in gattabuia. Ma non doveva essere ferma la banda biscotti. Era una missione. Vabbè. Chiedi a Lorenzo di tuo padre. Ti ha rivelato che un criminale di nome Al Chapone dovrebbe
commissari riforme distrettuali. Sì, ha tutta una scimmia, adottiamo una scimmia. No, scherzo. Proponi serie riforme distrettuali. Ha rivoluzionato il sistema di forze dell'ordine. Il tasso di criminalità è ai minimi storici e tutti amano la polizia ora. Diventa celebre come capo della polizia. Non era però. Partecipa a una sessione di Dungeons D&D. Indaga la storia fiscale di Al Champone, adotta un gatto, sfrega una lampada. No, no, indaghiamo, non voglio perdere queste occasioni. Oh no, dopo svariate notti insonni a indagare sul suo passato fiscale, ha trovato finalmente qualcosa che possa farlo arrestare. È peccato che stiamo un po' morendo, ma vabbè. Partecipa a una maratona di bevande, cerca amicizia, ferma una rissa di strada, riporta al congresso di... Sì, sì. Di Al Champone. Hai dato inizio a un'investigazione dettagliata e tutti i suoi crimini sono stati portati a galla. Interrogandolo ti ha svelato che tuo padre è stato ucciso da Renzo, che pensavo fosse Lorenzo Biscotto io. Ok, arresta Al Champone, fatto, via, vai grande, molto meglio dell'altra volta. Allora, c'è un'uscita, una setta a caso? Vai al triangolo del Bermuda, usa la forza sonora. Indaga su Renzo, ovviamente indaga su Renzo. Scopri che, ecco, sto morendo. Scopri che un agente speciale di nome Smith lo ha arrestato. La storia viene raccontata in Brain Test 2, ma che è riuscito ad evadere. Si sta nascondendo da qualche parte. Senti dei rumori sospetti dalla soffitta. Prendi pistola e controlla. Urla chi va là. Ignoralo. Prendi pistola e controlla. Spari più volte a vuoto e uno scoiattolo ti è saltato addosso alle spalle. Per fortuna nessuno è ferito, a parte forse il tuo orgoglio. Accetta una mazzetta, cerca amicizia e parla con la cotta, molto un velocista, paghiamo. Guarda video motivazionali, usa forza, no? Visita, entra nel club di teatro, visita ufficio dell'agente Smith. Beh, direi proprio questa. Quel borioso di Smith non ha prestato attenzione alle tue peripezie. Si è offerto di aiutarti solo se lo avessi ripagato comprandogli una giacca e degli occhiali e a patto che fossero tra i più costosi al mercato. Pare ti servano soldi. Uffa, ok. Indaga la cella di Renzo. Scopri che i suoi tre lacchè sono stati arrestati dopo l'evasione. Devi interrogarli tutti: Bob Ciccione, Jack lo smilzo e Dory l'arpia. Bob Ciccione mi fai. Ok. Attacca una celebrità sui social, pubblica online la foto di un gatto, leggi un tweet di Billie Eilish, partecipa a una dance party karaoke. Compra una giacca Smith, non abbiamo abbastanza soldi. Proviamo a comprarla. Proviamo. Uno spreco di soldi, questo tizio speriamo sia d'aiuto per la questione di Renzo, ok? Boicotta un marchio avido, interroga Bob Ciccione, vai a un concerto rock, interroghiamo Bob Ciccione. Ha detto che Renzo si nasconde da qualche parte in Canada. Ok, molto vago. Interroga Jack lo smilzo. Gli hai detto che sai che Renzo è in Canada. Jack è rimasto di stucco e non ha proferito parole. Resta solo Dory l'arpia. Interroga Dory l'arpia. Non appena l'hai detto di tuo padre, non ha esitato a confessare la posizione esatta del nascondiglio di Renzo, un po' troppo emotivo per una criminale. Allora attacca Renzo con la polizia. Dobbiamo avere più di 75 di vita, non ce l'abbiamo e non ce l'avremo mai perché siamo a 40 e stiamo morendo.
Ciao.